buonasera a tutti. Eccoci qui a una puntata speciale nella settimana della Previdenza, nel mese dell'educazione finanziaria. Abbiamo qui il nostro logo. Non sono solo, io sono Maurizio Poli, educatore finanziario. Abbiamo qui con me Giusy Biondelli, la presento subito. Buonasera Giusy. Buonasera a tutti, benvenuti. Benvenuti, è in collegamento, e ce l'abbiamo in collegamento, la guest star di questo collegamento qua, il nostro, posso dire, amico, posso dire che sì, amico? Sì, assolutamente. Il nostro amico e grande formatore, grande professionista nel mondo della finanza, il dottor Andrea Rocco di Ecomatica. Benvenuto. Grazie Maurizio, ciao Giusy, buonasera a tutti. Benvenuto Andrea. Grazie mille. Ti abbiamo coinvolto in questo progetto del mese dell'educazione finanziaria anche perché è importante avere dei riferimenti di persone che di queste problematiche ne sanno con competenza e professionalità. Ma che cosa vuol dire questo mese dell'educazione finanziaria? Questo progetto voluto da Well TV, siamo in diretta sul digitale canale 231, in streaming, quindi sui vostri telefonini, sui vostri tablet, sui vostri PC, su www.welltv.eu, ovunque, potete vederci, e sulle nostre pagine social di Maurizio Poli, e poi le andremo a mettere questa puntata sul canale YouTube. Quindi potrete rivedere con calma anche la puntata. Però, ritornando al progetto in cui WellTV ha sposato insieme ad AIEF, adesso spiego cosa sono, questa bellissima puntata in questo periodo complicato che stiamo attraversando tutti, noi abbiamo pensato di poter comunicare non in presenza, ma comunicare in via social, via digitale e via streaming i concetti più importanti per preservare il futuro e per proteggere le persone, le famiglie, le imprese. Quindi questo progetto lo trovate sul sito che si chiama www.quelloche conta.gov.it del Ministero del Tesoro, del Comitato dell'Educazione Finanziaria, che eccolo qua, che fa il programma e programmazione e coordinamento delle attività di educazione finanziaria in Italia. Qui sul sito troverete i riferimenti a questa iniziativa che stiamo facendo adesso, qui nel venerdì, l'ultimo venerdì di ottobre, il penultimo giorno del mese dell'educazione finanziaria, nella settimana della Previdenza. Ci tenevamo tantissimo, qui sul sito troverete tutto, grazie regia, i riferimenti a questo progetto in cui io e Giusy e il dottor Andrea Rocco abbiamo aderito con entusiasmo per comunicare, per dare dei riferimenti. AIEF, passiamo subito ad AIEF, Associazione Italiana Educatori Finanziari. Oltre che essere iscritti ai registri di certificazioni all'OCF, l'organismo dei consulenti finanziari, essere certificati EFPA, quindi anche dal punto di vista europeo, giusto Giusy? Giusto. Giusto. Siamo anche iscritti al registro degli educatori finanziari, quindi AIEF, www.aif.eu, la regia ha già fatto vedere il sito dove potrete trovare i riferimenti per i progetti, tutti i progetti di educazione finanziaria che sono andati in corso in questo mese di ottobre, tra cui anche il nostro, che ci onoriamo di portare avanti in questa puntata abbastanza interessante, riteniamo noi, per una riflessione sul proprio futuro. Quindi abbiamo fatto una piccola panoramica, abbiamo il logo ufficiale che ci è arrivato, il materiale, le borsine che dovevamo distribuire, le biro, eccetera, rimarranno con noi, ma le daremo perché era previsto anche dei piccoli incontri in presenza seguendo le normative Covid, ma le sospensioni, le normative che si rincorrono sempre ci portano a essere con voi in questa modalità che secondo noi riteniamo molto interessante. Il titolo di oggi, Giusy, è Il mio futuro oggi, che pensione sarò? Cosa abbiamo fatto qui? Abbiamo rubato ad Andrea qualcosa? Abbiamo rubato il titolo, Andrea, che ci ha gentilmente prestato per questa occasione, ed è assolutamente un titolo che rende molto l'idea di quando bisogna pensarci, il prima possibile. Di che pensione sarò significa che ognuno di noi, nel momento in cui inizia a dover pensare al proprio futuro, che non è il futuro solo di domani, oltre a quello di domani c'è anche il futuro di quando noi saremo verso la fine della nostra vita professionale, in maniera che noi possiamo avere la nostra tranquillità e possiamo aver pianificato per tempo l'integrazione a quello che sarà il nostro futuro reddito da persone che non si dedicheranno più al lavoro. Quindi Giusy,
il mio futuro devo cominciare a pensarci adesso. Sì, nel 2020, a ottobre, devo cominciare. È tardi per pensarci? No, assolutamente. Non è mai troppo tardi, ma la cosa che bisogna dire è che non è mai troppo presto in realtà. Ognuno di noi ci deve pensare, non è vero che quando si hanno 18-19 anni è troppo presto, perché la pensione è qualcosa di molto lontano nel tempo, ma in realtà prima ci pensiamo e meglio è, riusciamo ad avere il massimo dei vantaggi. Lo diciamo sempre, Maurizio, che il tempo è nostro alleato nella nostra pianificazione finanziaria, ma a maggior ragione nella pianificazione previdenziale. Il tempo è nostro alleato perché ci consente di poter programmare, di poter aggiustare tutti quelli che sono i bilanciamenti che sono necessari nella nostra vita, perché la nostra vita cambia dai 18 ai 20, dai 20 ai 25, e così viene il tempo nella nostra età, perché cambiano le nostre esigenze, cambia la nostra situazione personale, la nostra situazione familiare. In che modo il tempo può essere nostro alleato? Dandoci delle regole che determinano i nostri comportamenti. È una frase che faccio spesso, ma per rendervi conto che se io mi prefisso un obiettivo, che è quello di riuscire ad accumulare un capitale che vada a integrare il mio reddito un domani, quando io avrò necessità di avere un'integrazione a quella che è il primo pilastro, la mia pensione pubblica. Quindi per tempo lo devo pianificare e devo iniziare da subito, perché oggi posso rinunciare a poco per avere tanto domani. Il tempo è mio alleato, perché più tempo inizio prima e più riesco ad accumulare un capitale. Nessuno di noi si rende conto di quanto il tempo ci aiuti ad accumulare il capitale. È molto più importante sapere di iniziare il prima possibile piuttosto che il quantificare quanto risparmiare. È importante iniziare subito. Poi tu ritorneremo al tuo concetto di pilastro, il primo pilastro, esatto. Spiegheremo, ma adesso subito la parola al dottor Andrea Rocco, perché abbiamo scippato questo titolo che trovate, Che pensione sarò, lo trovate sulla sua pagina social Kaidan, un bellissimo opportunità di autoformarsi, concetti di educazione finanziaria che Andrea pubblica, sì per i consulenti finanziari ma anche per famiglie, artigiani eccetera, in cui questo titolo ci ha catturato, noi come studenti siamo stati i suoi allievi e lo continuiamo a seguire su Kaidan, perché ci aiuta nel percorso formativo quotidiano e settimanale, perché chi non si forma si ferma, vero Andrea? Grazie Maurizio, mi fa sempre molto piacere insomma avere anche il vostro seguito. Sì, adesso parliamo di pensioni da molti anni, credo che dovremo farlo per molto tempo ancora. Se mi lasci fare una battuta un po' iniziale, credo che sì, sia verissimo tutto quello che dice Giusy. Spesso il problema nelle persone è partire. Togliere via i freni che inibiscono poi l'attivazione di questo processo. E vorrei ricordare che i motivi per cui tendenzialmente facciamo fatica a partire sono diversi, qui ne voglio ricordare un paio. Uno di questi è di natura molto psicologica, perché soffriamo di una patologia, quasi tutti soffriamo di questa patologia, chi più chi meno, che io semplificando amo chiamare rimandite. Cioè facciamo domani quello che potremmo tranquillamente fare oggi, e finché questa cosa non si rivela assolutamente necessaria tendiamo a procrastinarla. Poi c'è anche un altro problema che credo sia molto molto presente in Italia oggi. Noi ancora non pensiamo che sia così necessario costruirsi una pensione integrativa, perché vediamo che bene o male, debito pubblico o non debito pubblico, messo o non messo, tanto per citare le polemiche degli ultimi giorni o degli ultimi mesi, alla fine poi le pensioni lo Stato le paga. Quindi non c'è ancora questa percezione di mancanza. E quindi le persone tendono a pensare, a preoccuparsi di qualcosa nel momento in cui vedono che quel qualcosa manca. E siccome la scarsità di pensione al momento ancora non è percepita, uno dice vabbè, ma non è che c'è tutta questa urgenza, tutto questo problema da risolvere adesso. E invece dovremmo veramente prendere il toro per le corna, perché come dicevi tu Giusy prima,
Partire in tempo significa davvero farsi dare una grandissima mano. E quindi ecco, partirei con questa osservazione, no? Prendere atto del fatto che ci sono diversi fattori sui quali magari poi andremo, che necessitano di essere affrontati adesso. Quindi togliere di mezzo quei paletti cognitivi che spesso la nostra mente ci pone e renderci conto semplicemente che c'è una questione da affrontare. Non farlo con ansia, anzi farlo con serenità, perché se me ne occupo adesso, sicuramente il problema lo posso risolvere definitivamente. Quindi già un concetto che possiamo cominciare ad appuntarci, che Andrea, dottor Andrea, ci ha detto, posso occuparmi io prima che qualcun altro si occupi di me in futuro. Quindi la rimandite, quindi cominciamo a segnare questo concetto semplice, eccetera, prendere qualcosa contro la rimandite, anche perché nel 2020, le previsioni sono queste, la spesa per le pensioni sarà pari al 17% del prodotto interno lordo italiano, il 17% del prodotto interno lordo, con tutta la flessione che c'è stata in questo periodo dovuto alle contingenze della pandemia in corso. Immaginiamoci cosa vuol dire per le casse dello Stato. Dopo Andrea ti chiederò di questo piccolo passaggio cosa vuol dire in parole semplici per le persone questo 17, perché i numeri Andrea mi ha insegnato parecchie volte quando imparavo da te non si commentano, vero Giussi? Giusto, verissimo, è vero. Con Andrea è stato sempre bello le sue lezioni perché rende semplici concetti abbastanza complicati. Beh, Maurizio, se posso, sì, scusami, direi che 17% è tanta roba. Se vogliamo dare un termine di paragone, in Italia si spende il 4-5% di spesa pubblica in istruzione, in ricerca, e spendiamo veramente tanto per pensioni. Questo è frutto non certamente di scelte o di azioni fatte in un anno o due, ma adesso ci sarebbe uno storytelling molto molto lungo per capire quante volte in Italia si è intervenuto negli anni soprattutto 70-80 per agevolare sostanzialmente l'uscita dal mondo del lavoro e quindi accontentare anche molte persone che tuttavia andando in quiescenza a un'età assolutamente ancora giovane hanno poi trasferito quel costo a chi lavora. Perché dobbiamo sempre capire, questo è molto importante Maurizio, dobbiamo capire che il sistema pensionistico italiano di fatto è un patto tra generazioni. Ok? Questo è fondamentale. È un patto già tra generazioni perché quello che io oggi vado a versare a livello di contributi non va ad alimentare alcun mio tesoretto futuro, come spesso in troppi credono. Va semplicemente ad essere trasferito oggi a chi ha meritato, giustamente o ingiustamente, adesso non entriamo nel merito, il diritto a una prestazione pensionistica. Quindi nel momento in cui io verso, so che questi versamenti che sto facendo all'INPS, insomma, o alle casse professionali servono per pagare le prestazioni correnti. E quando io un domani, se andrò in pensione, ci sarà qualcun altro che pagherà le mie prestazioni. Questo si chiama in gergo tecnico principio della ripartizione. Quindi è un patto tra generazioni perché io sto pagando la tua pensione di oggi e facciamo un patto, la prossima generazione pagherà la mia. Ok, questo è il concetto. E il sistema Importante. ripartizione quando è che va in difficoltà? Va in difficoltà evidentemente quando c'è una popolazione che versa contributi non sufficiente per pagare le prestazioni correnti. Ecco, questo è il concetto di base. Vedi Giussi, è importante quello che si sta dicendo il dottor Andrea Rocco perché qui leggo che pensa di che pensione sarò. Il 16% delle pensioni pubbliche ha un importo inferiore ai 1.000 euro, il 47% tra i 1.000 euro e i 2.000 euro. Il 27% tra i 2.000 e i 3.000, infine il 9,5% importo superiore ai 3.000. Questi sono dati oggettivi, non li ha inventati Maurizio, Osservatorio delle Pensioni. Quindi di che pensione sarò, potrei già sapere adesso. Vero Giussi, vero Andrea? Certo, Giussi, lo potrei già sapere adesso? chiaro, basta controllare, fare delle proiezioni in virtù del,
in virtù delle quali vedremo e potremo prendere consapevolezza e allora andare ad incrementare quella percezione di cui si parlava all'inizio, di quanto sia necessario e importante poter contribuire in prima persona ad accantonare un capitale per integrare il reddito che avrò quando io avrò l'età pensionabile, che oggi sappiamo bene che è intorno ai 67 anni. E tu, Andrea, cosa ne dici di questi dati? Cioè, di queste somme, la maggior parte sono intorno ai 1000 euro la pensione. Quindi 1000 sai euro... Maurizio, sì, è vero, è vero. Io pongo anche un tema diverso oltre a questo. Bisognerebbe interrogarsi non solo sul valore assoluto della prestazione futura, che poi è difficile da stimare con precisione e lo sarà sempre di più perché le pensioni sempre di più verranno calcolate con il metodo contributivo, cioè sulla base di quello che uno ha effettivamente versato nella propria carriera, e la stima qui diventa un po' più articolata. Ma il punto secondo me è un altro, cioè non domandarsi solo qual è l'importo di pensione che io avrò, ma di quale importo dovrei aver bisogno. Questo è un altro tema. Questo, cioè, uno potrebbe dire io con 1000 euro al mese in potere d'acquisto, in pari potere d'acquisto, magari sto anche bene, non ho grandi pretese, voglio andare a pescare con la mia cannetta al lago, al mare, e non ho grandi aspettative o grandi esigenze. Qualcun altro invece potrebbe dire, un po' in stile giapponese, no, io quando invece vado in pensione, se la salute m'assiste, vorrei fare quello che magari non ho potuto fare in tanti anni di vita lavorativa. Quindi non c'è una risposta che valga per tutti, e quindi invito a riflettere sul fatto che, ok, è vero, la maggior parte delle pensioni è tarata su un importo sicuramente non particolarmente rilevante, ma è ancora più importante domandarsi, ok, ma io di quanto avrò bisogno? E anche per questo, no, di che pensione sarò? Sia a livello assoluto, ma anche a livello relativo. Per me quanto servirà? Ecco, questo è un altro elemento di riflessione importante. Giusy? Sì, è proprio questo l'aspetto. L'altro aspetto che bisogna assolutamente dare rilevanza è anche la condizione di salute, perché oggi siamo in una situazione di benessere e siamo in una situazione dove, al di là, cioè abbiamo due grandi temi, come accennava Andrea, la demografia, quindi tutto l'impatto a livello contributivo che potremo avere un domani, quando sarà il nostro turno e quindi quando dovremo avere qualcun altro che pagherà la nostra pensione, e l'altro aspetto è il rischio di longevità, quindi quale sarà la nostra condizione di vita e quali saranno le nostre condizioni di salute, perché ammesso e non concesso che appunto una persona non abbia grandi aspettative, ma non è così detto che quel reddito che proviene appunto dal primo pilastro, che precisiamo, il primo pilastro è ovviamente la pensione che viene dal sistema pubblico, non è così detto che quel reddito che viene dal primo pilastro sia sufficiente per garantire una condizione di dignità della nostra vita. Quindi bisognerà capire che tipo di situazione avremo a livello di salute. Ma questo non per seminare panico o negatività, assolutamente, ma per andare ad aumentare la consapevolezza che ognuno di noi deve riflettere sulla propria realtà di vita e che un domani potremo avere sempre esigenze diverse. Ritorno alla frase iniziale, la nostra vita cambia e le nostre esigenze di vita cambiano, quindi le nostre condizioni di salute, la nostra realtà di famiglia, la nostra realtà lavorativa, le nostre esigenze nei confronti delle persone che amiamo, cioè sono dei fattori che non sono prevedibili, e quindi quello che noi possiamo fare è cercare di proteggere il più possibile attraverso la pianificazione previdenziale e quindi partendo per tempo. Io non mi stancherò mai di dire che il tempo è nostro alleato, non solo per una pianificazione, ma anche, e qui introduco un altro concetto matematico che Andrea ci ha insegnato durante le sue mattinate e le sue lezioni, il concetto importante della capitalizzazione composta, che molti di noi non valorizzano e non considerano per il giusto valore. Ma guardate che accantonare un capitale e senza percepire quello che è la remunerazione, va da sé che si chiama interesse composto proprio perché viene continuamente reinvestito, noi rendiamo
quella parte di rendimento che il nostro capitale nel tempo ha creato, lo rendiamo ancora fruttifero, cioè fa in modo che venga reinvestito. E nel tempo, nel lungo periodo, quindi 20 anni, 30 anni, 25 anni, 35 anni, 45 anni, cioè questo lungo periodo fa in modo che quel meccanismo di capitalizzazione composta realizzi un valore che davvero, di cui noi davvero non ci rendiamo conto ed è determinante per andare a valorizzare ancora di più il capitale che abbiamo accantonato. Perché davvero il denaro in quel momento sta lavorando per noi, anche piccoli importi, non c'è problema, non bisogna avere delle grandi cifre, ma se si parte per tempo, cioè partire per tempo significa proprio sfruttare tutta quella che è la potenzialità del capitale, ma soprattutto del tempo. Il tempo è nostro alleato in tutto e per tutto. Quindi vi fermo un attimo, sia Andrea che Giusy, quindi stiamo percorrendo questa strada di che pensione sarò il mio futuro oggi. Mi è arrivato un piccolo messaggio sulla mia pagina social Maurizio Poli che mi chiedono, che è arrivato in corsa una persona, Mario, che salutiamo, che ci dice: quando posso rivedere la puntata eccetera, perché ho perso la prima parte. Non ti preoccupare, ci sarà sul sito di Ecomatica, ci sarà sul sito di www.quelloccheconta.gov.it, sul sito di AEF, sulle nostre pagine social e sul nostro canale YouTube. Potrete rivedere, come state vedendo adesso, sul canale 231 in diretta e in streaming su www.welltv.eu la puntata. Quindi questi concetti li potrete rivedere come piccolo manuale digitale per pensare e riflettere sul proprio futuro. Ma torno un attimo da Andrea, ringrazio Giusy. Andrea, quindi vuol dire, quando vuoi, la regia, che è bravissima, Mariano, che ringraziamo, mi segnala, quando vuoi, le tue slide sono pronte, se vuoi le puoi chiamare e lui te le mette online immediatamente. Ma la mia domanda è, di che pensione sarò? Quindi, sopravvivere ai propri risparmi, quindi Andrea, può succedere, cioè dal punto di vista demografico, come diceva Giusy, la curva demografica, quindi la media di un uomo che può sopravvivere fino quasi 82 anni. 82 anni, un maschio. 85 per le donne. 85 per le donne, Giusy, 85 per le donne, quindi è sempre questa battuta qui, però è vera. Noi ce ne andiamo prima, Maurizio. Andrea. Sì. È il tema che toccava Giusy prima del cosiddetto rischio di longevità, che non deve terrorizzare nessuno, anzi è un rischio di per sé molto bello, perché ci dice che rispetto al passato le aspettative di vita aumentano. Aumentando le aspettative di vita è normale che a certi livelli di età sia più semplice, più naturale che subentrino magari delle spese che quando uno è giovane, forte e si sente Highlander non subentrano. Quindi chiaramente la necessità di pensare a queste cose è importante. Visto che parlavi di rivoluzione demografica e visto che la regia è pronta con le slide, potremmo ad esempio, se la regia mi aiuta, proiettare la slide numero 3, se non ricordo male, che sintetizza un po' quello che è il contesto. Eccola qua, la slide, la vediamo. Come si vede? Eccola qua. Ecco, giusto un veloce commento, perché qui siamo in una situazione in Italia nella quale si fanno sempre meno figli, e penso che questo sia un dato noto. Il tasso di fecondità totale è sotto 1,30, è come dire un tasso molto lontano da quel 2,1 figli per donna che servirebbero, come dire, per mantenere inalterata la popolazione in Italia. La longevità, che è sicuramente molto alta, come ricordava Giusy poco fa, e poi vorrei soffermarmi su questo indicatore che l'Istat calcola, cioè il cosiddetto indice di vecchiaia, che è un rapporto tra la popolazione over 65 e la popolazione under 15. Ecco, già oggi questo indice è pari a 173%. Semplifichiamo, cosa vuol dire per i nostri telespettatori? Vuol dire che ci sono circa 1,7 persone over 65 con più di 65 anni per ogni giovanotto, ok? Questo è molto, già oggi, al cospetto di altri nostri vicini di casa europei. Se pensiamo che ad esempio in Irlanda addirittura il tasso, l'indice di vecchiaia è, se non ricordo male, intorno al 70%, quindi molto più basso.
Ma la cosa che sorprende è quella stima dell'Istat dove nel 2050 il tasso, l'indice di vecchiaia, scusate, dovrebbe arrivare a avvicinarsi al 300%, il che vuol dire 3 over 65 ogni under 15. Allora è evidente che di fronte a tutto questo il cosiddetto patto tra generazioni di cui parlavo prima si indebolisce. Ed è evidente che sulla scorta di questi numeri, pensarci oggi significa semplicemente fare un favore a se stessi, in prima battuta, ma anche poi alle casse dell'erario che, come dire, devono necessariamente alleggerire le proprie prestazioni in ottica futura. Questo è il dato non molto confortante, ma piuttosto evidente. Quindi torniamo ai concetti che ci stanno andando Andrea e Giusy, pensarci oggi, per proteggersi il futuro domani, per avere un futuro sereno, vero Giusy? Certo. Quindi tu ci hai parlato prima, Andrea ci ha fatto questo bellissimo panorama che i numeri non si commentano, perché i numeri sono numeri e sono leggibili, ci ha spiegato in maniera semplice cosa vogliono dire. I numeri ci parlano. Ma Giusy, oltre che i numeri ci parlano, cosa che tu ben sai, ci hai parlato del pilastro. Cosa vuol dire questo pilastro, questa colonna che vediamo visualmente, il pilastro pensionistico? Pilastro pensionistico è quella parte, quell'area in cui abbiamo tre pilastri. Abbiamo il primo pilastro che è proprio relativo alla parte pubblica, quella che viene dai versamenti contributivi che ognuno di noi fa per la propria professione, quindi attraverso la percezione del proprio reddito e quindi nel rispetto di quelle che sono le normative contributive. Poi c'è il secondo e il terzo pilastro che prevedono quindi la possibilità per ognuno di noi di aderire a delle forme pensionistiche di previdenza complementare. E qui allora troviamo appunto le diverse formule di adesione, dal fondo pensione chiuso, al fondo pensione aperto, al piano individuale pensionistico. Ci sono le possibilità più flessibili per ognuno di noi per scegliere come vogliamo accantonare, come vogliamo pianificare la nostra pensione integrativa, la nostra previdenza integrativa complementare per il futuro di domani. Bene, Giusy, torneremo da te per gli strumenti, perché ci spiegherai qualche strumento che ha a disposizione delle famiglie, degli imprenditori, degli artigiani per proteggere il proprio futuro, ma torno da Andrea perché il cammino che stiamo facendo di che pensione sarò prosegue, Andrea, e se ci vuoi parlare di tutte queste slide che ci hai mandato, liberamente, proseguendo, portandoci per mano in questo sentiero abbastanza intricato, della rimandite, come dicevi tu, ma di essere presenti oggi alla mia situazione per riflettere sul mio futuro. Andrea, come vedi tu dal punto di vista di quello che stai percependo all'interno della tua professione, oltre alla rimandite, la sensazione che c'è dal punto di vista anche di altri colleghi che giri per l'Italia, che formi, che continui a formare, cosa dicono? La percezione è quella di un problema che ancora non è totalmente metabolizzato dalle persone. Siamo ancora molto lontani dai livelli di adesione alla previdenza complementare che servirebbero in un paese dove, appunto, come ricordavi tu, Maurizio, e tra poco magari ci arriveremo, la spesa pubblica previdenziale è oggettivamente elevata. E quindi chiaramente una spinta servirebbe darla. Ha provato a darla il legislatore qualche anno fa con una riforma sulla previdenza complementare, ma è ancora troppo poco. Allora, se mi consenti di fare un ragionamento un po' più ampio, io direi questo. Abbiamo parlato del patto generazionale che è di fatto alla base del sistema pensionistico. Ma questo patto generazionale, regge, vorrei tornare su questo tema, nel momento in cui ci sono diverse condizioni. Da un lato ci devono essere condizioni demografiche che, appunto, abbiamo visto difficilmente esistono in un paese dove ci sono pochi giovani e sempre più vecchi. Ok? Quindi questo è di fatto un elemento già di criticità per un sistema che si basa sulla ripartizione. Poi però non c'è soltanto una questione demografica, ma c'è anche una questione di natura economica e di natura finanziaria, cioè
un paese che ha un elevato tasso di occupazione, dove ci sono pochissimi disoccupati, regge meglio l'urto di questo patto generazionale. Se invece il mercato del lavoro è più in difficoltà, cosa si genera? Si genera un necessario e doveroso aiuto che viene dato a queste persone, ma vuol dire ancora di più indebolire le casse dello Stato, evidentemente, perché ci sono meno contributi che entrano perché meno gente lavora e più risorse che escono perché ci sono sussidi di disoccupazione e altri meccanismi di assistenza. Quindi anche questo in Italia è un requisito che non c'è molto, perché sappiamo che in Italia la disoccupazione è alta, sappiamo che quest'anno, non chiaramente per cause imputabili per una volta a noi, ma per una questione esogena, certamente le casse dello Stato vengono ancora di più messe in sofferenza, e quindi questo è un altro elemento di criticità per questo patto generazionale. E di conseguenza, poi, dunque, oltre all'aspetto demografico, oltre all'aspetto economico, c'è anche un aspetto strettamente finanziario, perché, come sappiamo, l'Italia poi ha un elevato rapporto di debito su PIL, il che vuol dire che è molto indebitata in rapporto alla ricchezza che riesce a generare. E anche qui vorrei fare un esempio per chiarire questo concetto, perché si parla spesso di debito pubblico, ma il debito pubblico, Maurizio, di per sé non è un problema. A casa tua non è un problema se tu hai una rata di mutuo di 1000 euro al mese, se ne guadagni 5000 al mese, evidentemente. Diventa problematica una rata di mutuo di 400 euro al mese, se ne guadagni 700. Ecco, l'Italia oggi sta pagando una rata di mutuo alta, se vogliamo, ok? E non sta generando molta ricchezza. Per la verità, non la genera da molto tempo, purtroppo, a questa parte. Tutto questo ha ulteriormente indebolito le casse dello Stato, in particolare, se parliamo di pensioni, le casse dell'INPS. E anche qui prego la regia di mettere in onda, se possibile, la slide numero 5, che speriamo non impressioni oltremodo i nostri telespettatori, ma che racconta quella che è la situazione di oggi per quanto riguarda le casse, appunto, dell'INPS, che da molti anni, come si vede, sono in profondo rosso. Questi sono dati da noi elaborati sul bilancio, presi dal bilancio INPS, e quindi svariati miliardi di perdita che l'INPS ha ormai strutturalmente nelle sue corde. Ecco, quando questo tipo di situazione è destinata a rientrare? È destinata a rientrare man mano che anche il cosiddetto metodo contributivo andrà a regime, ma ci vorrà del tempo, perché ancora oggi, ricordiamolo, Maurizio, la maggior parte delle prestazioni che lo Stato eroga sono di natura retributiva, cioè sono ancora piuttosto elevate in proporzione all'ultimo stipendio. E qui torniamo al tema di prima, dove dicevo che le persone non percepiscono ancora, no, questa mancanza di pensione, perché le pensioni pagate ancora sono in proporzione, ripeto, rispetto all'ultimo reddito, non del 40-50%, ma sono del 70-80%. Ecco, allora chiudo questo ragionamento dicendo che, alla luce di questi dati che noi stiamo raccontando, commentando anche i numeri, poi alla fine si possono commentare, l'importante è non interpretarli in maniera, come dire, vintage, naif e poco aderente a quello che dicono. Ecco, tutto questo ci sta raccontando una situazione nella quale, come dicevi tu, la spesa pensionistica sul PIL sale. Continua a salire molto, quest'anno supererà il 17%, ma secondo alcuni player, come dire, alcune fonti istituzionali assolutamente attendibili, questo livello potrebbe anche superare il 20% nei prossimi anni, in particolare secondo il Fondo Monetario Internazionale. Allora, tutto questo per dire che cosa? E chiudo. Per dire che pensarci adesso è semplicemente un atto di altruismo, è un atto di sano egoismo, cioè di riuscire a comprendere che c'è una questione che va risolta con, ripeto ancora una volta, con serenità, ma che va non più procrastinata, cioè non è una questione più rimandabile, è una questione che riguarda tutti, seppure in misura differente, perché magari poi se vuoi poi lo commentiamo, è ovvio che il buco, il cosiddetto gap pensionistico, non è uguale per un libero professionista e per un lavoratore dipendente, non è uguale per un artigiano o per un come dire, professionista che è iscritto alla cassa dei commercialisti piuttosto che degli avvocati, eccetera. Cambia.
arriviamo perché sarà una delle domande che volevo farti. Intanto però abbiamo visto i numeri, è vero, non si parlano bene, non si interpretano in maniera naif, giusto? Bisogna leggerli, saperli leggere e divulgarli. Il prodotto interno lordo in pandemia dell'Italia a fine anno, siamo a fine ottobre, arriverà al 160, oltre il 160%. Quindi un'enorme montagna di debito pubblico italiano che in qualche maniera i debiti poi andranno pagati, perché i debiti andranno pagati. E chi verrà, chi gestirà questa massa dovrà fare i conti con la penna e con la carta per questo aspetto qui. Voglio ringraziare però intanto per lo sfondo che abbiamo bellissimo AIF, il marketing di AIF e il presidente di AIF Nunzio Lella e il suo vice Erasmo Gatti, che ci hanno dato questa opportunità di essere qui e di poter parlare anche di questo aspetto qui. Ringrazio la dirigenza di Well TV perché ha sponsorizzato interamente tutta questa trasmissione. Grazie davvero. È meglio, non poteva essere, bellissimo l'immagine dell'albero dove ci sono le persone che seminano oggi per raccogliere domani, perché non ho mai visto raccolgono i frutti, non ho mai visto nessun contadino arare un campo, seminare la sera e raccogliere il giorno dopo, vero Giusy? Sì, il tempo, ci vuole tempo. Ci vuole tempo, ma la domanda che ci arriva, guardate che bellissimo, grazie regia, grazie AIF, bellissimo sfondo, ma una domanda che ci arriva, Giusy, dei social, che sembra banale, ma dice, ma è difficile aderire, non sa come dirlo, a un fondo pensione, è difficile, è complicato? Allora, la cosa bella è che al fondo pensione possiamo aderire veramente tutti, quando dico tutti dai 18 anni in su, ma anche dai 18 anni in giù, da 0 ai 18 anni, dai 18 anni in su. Come dici tu spesso, Giusy, regalate un fondo pensione a posto sì, di una casa. Assolutamente, non c'è limite di età, non bisogna essere maggiorenni, si può aderire tranquillamente. Quindi questo cosa significa? Che possono aderire tutti, al di là dell'età, anche che ammesso che siano percettori oppure no di reddito. Quindi a livello libero e indipendentemente dal fatto che ci sia un reddito oppure no. Dipende da quelle che sono le capacità di risparmio e di capitale della famiglia. Detto questo però, una cosa che possono fare veramente tutti coloro che percepiscono un reddito, quindi tutti i lavoratori dipendenti, la prima cosa in assoluto, che significa senza dover tirar fuori i soldi dalle proprie tasche rispetto al reddito, alla busta paga mensile di tutti i mesi, è quello di aderire mettendo all'interno del fondo pensione il proprio TFR, che in realtà normalmente o viene lasciato in azienda per le aziende con meno di 50 dipendenti, oppure oltre i 50 dipendenti, spesso inconsapevolmente, il proprio TFR non è nemmeno più presso l'azienda proprio da normativa, ma è all'interno di un contenitore che si chiama tesoreria INPS, che non è nemmeno un fondo pensione, è proprio una specie di conto corrente tesoreria INPS dove vengono messi tutti i TFR di coloro che, non avendo aderito a un fondo pensione, ma essendo in una realtà aziendale con più di 50 dipendenti, non è possibile che rimanga in azienda e quindi viene convogliato in questo contenitore, in questo conto tesoreria INPS. Quindi la prima cosa che tutti i lavoratori dipendenti possono fare è aprire un fondo pensione, possono esserci fondi pensione all'interno della propria azienda, delle rappresentanze sindacali, oppure aderire a un fondo pensione aperto e quindi versare il proprio TFR. E questo è a 0 euro dall'uscita del proprio bilancio familiare. In più, per tutti coloro che invece vogliono contribuire attivamente, perché comunque ritengono che X euro al mese riescono ad accantonarli e a risparmiarli, allora possono anche fare dei versamenti volontari, quindi si chiama adesione volontaria proprio perché comunque volontariamente andiamo a integrare oltre al nostro TFR anche una parte di risparmio volontario che noi vogliamo versare.
e lì possiamo farlo in maniera molto flessibile. Lo possiamo fare in maniera regolare tutti i mesi, possiamo decidere una volta l'anno di fare un bonifico direttamente integrando quello che magari è già il nostro TFR. E per i bambini piccoli, perché ho detto è possibile aprire un fondo pensione? Perché non c'è un meccanismo obbligatorio di versamento, potete decidere di versare liberamente. Cosa vuol dire liberamente? Tutti quelli che sono i regali, piuttosto che i regali dei nonni, piuttosto che le varie situazioni di vita, dai compleanni ai piccoli traguardi che i nostri figli raggiungono e che quindi noi andiamo a gratificare con una piccola regalia di denaro, allora possiamo versarlo in maniera volontaria all'interno del fondo pensione attraverso un bonifico. Quindi è per questo che è adatto a tutti. Il fondo pensione è una formula flessibile che è adatta, è il fondo pensione che si adatta alla nostra possibilità di risparmio, alla nostra situazione finanziaria. Quindi possiamo anche darci delle regole, quindi versare mensilmente, possiamo sospenderle nel momento in cui magari per un periodo di tempo abbiamo delle altre esigenze finanziarie prioritarie, possiamo decidere di adattarlo alla nostra situazione finanziaria. Quello che è l'importante, come diceva Andrea all'inizio, è iniziare. Se noi iniziamo, poi noi ci abituiamo anche al fatto che comunque abbiamo questo accantonamento da fare, che pensiamo al nostro futuro. Per tutto il resto abbiamo la massima flessibilità e quindi è molto semplice. Quindi grazie Giusy, come vedete anche nei volantini che ci sono stati dati dal Comitato dell'Educazione Finanziaria è riportato, la regia ci aiuterà, è riportato una cosa semplice, una cosa, volete, banale. Vedete nello sfondo sfumato c'è nel volantino che viene distribuito, che ci è stato mandato dal Ministero del Tesoro, il salvadanaio, il maialino e il bambino sfumato che mette dentro il soldino. Sembra una cosa banale e ridicola, ma ricordiamo, Andrea, te ne ricorderai anche tu, quando la Cariplo, ai tempi la mitica Cariplo, dava in questo periodo, ottobre, era il mese del risparmio, e dava delle cassafortine in metallo dove veniva fatto nelle scuole l'educazione al risparmio. Noi diciamo, sì, è nato un bambino, regalategli un fondo pensione, regalategli uno zio, un nonno, un qualcuno, faccia questa azione, fate un bel regalo, regalate un fondo pensione al bambino, la cassafortina è quella, vero Andrea? Beh, sai Maurizio che io esattamente un anno fa, ho pubblicato il mio secondo libro e il mio primo romanzo finanziario che si chiama Il nome dei soldi, e nella copertina di questo libro c'è esattamente questo concetto qui, il concetto dei barattoli, il concetto di dare un nome ai soldi, perché se noi non diamo un nome ai soldi, i soldi si perdono per strada. Quindi se in un barattolo ci mettiamo studi dei nostri figli, su un altro ci mettiamo casa al mare, dovremmo avere anche il barattolo in cui metterci risparmi per la pensione. È un processo assolutamente irrimandabile per quello che ci siamo detti. Se mi lasci uno spazio, posso un minuto? Andrea, ti fermo solo, poi scusa. Ti lascio. Approfitto di questo tuo concetto dei barattoli un minuto per ricordare alla Giusy, ad esempio, conosciamo una vecchiolina che ci sta seguendo, eccetera, che è la mamma della Giusy, che ha 86 anni, 86 anni, che la salutiamo Carmen, che lei è abituata a fare, non aveva i barattoli, delle buste in cui c'era l'Enel, qui dovevo pagare qui la spesa, qui mi devi pagare la legna perché è venuto a tagliarmi la legna. La rata del mutuo. Giusy? La rata del mutuo. La rata del mutuo, la rata del mutuo dei campi, la rata del mutuo per le mucche, giusto Giusy? Certo, è proprio così. È vita vissuta? È vita vissuta. Quindi certo. 87 anni può già darci dei concetti di educazione finanziaria collegati al libro di Andrea dei barattoli. Scusami Andrea, ti lascio libero, però ci tenevo. No, hai fatto benissimo, perché l'idea veramente, anche mia nonna aveva nel suo cassetto portafogli di colore diverso, nei quali associava spese diverse. Da un portafoglio si potevano prendere i soldini per il gelato, dall'altro c'era quello per le feste comandate, quindi lei aveva la sua segmentazione del denaro, che è un concetto relativamente recente
come dire, in bibliografia comportamentale finanziaria, ma che in realtà le persone da sempre hanno. No, stavo dicendo, visto che Giusy parlava dei fondi pensione, beh, diamo anche un numero, l'ultimo magari, su quello che i fondi pensione sono riusciti a generare a livello di valore negli ultimi anni. E qui pregherei la regia, se può aiutarmi, con la slide numero 11, nella quale sostanzialmente ho preso gli ultimi dati dal sito ufficiale di Covip, Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione, dai quali emerge appunto quali sono i rendimenti delle varie forme di previdenza complementare su orizzonti, come si vede, brevi, che non dovremmo guardare visto che parliamo di fondi pensione, e su orizzonti anche decennali, che sono anche poco se pensiamo a quanto dura un fondo pensione. Ecco, cosa emerge da questi dati? In genere emerge che tanto più tempo io ho a disposizione, tanto più, come sempre diciamo, in media, i profili di comparto bilanciato e azionario soprattutto retrocedono a chi aderisce un premio di rendimento importante e sicuramente molto di più anche di quel TFR mantenuto in azienda che, come si vede, rimane su rendimenti sicuramente più bassi. Quindi questo per insistere su quale concetto? Che chi ha tempo deve sfruttarlo per far lavorare il denaro per alleggerirsi di un po' di peso, perché non possiamo accantonare da soli tutto ciò di cui avremo bisogno, e se possiamo farci aiutare dai mercati, perché non farlo? E quindi anche percepire finalmente per una volta i mercati azionari non come quel luogo dove imperversa necessariamente la speculazione e tutto ciò che di brutto spesso viene detto, ma mercati azionari semplicemente come quell'anello di congiunzione tra economia e finanza, dove appunto chi è in grado di aspettare mediamente si vede sempre riconosciuto un premio di rendimento. È molto importante ricordarlo questo. Bellissimo questo tuo flash perché ci riporta con i piedi per terra, con i numeri e dei fondi pensione. Aggiusi ci ha detto la facilità di poter aprire, di poter iniziare, di non fare guarire dalla rimandite, da questa malattia che non è la pandemia, ma la rimandite ce l'abbiamo nella nostra testa dal punto di vista proprio psicologico, come il dottor Andrea ci ricordava, l'aspetto psicologico influenza i nostri comportamenti in finanza pesantemente, non solo dal punto di vista della pensione, ma anche dal punto di vista poi della gestione del proprio denaro, vero Giusy? L'aspetto psicologico influisce? La psicologia comportamentale veramente ci condiziona nelle nostre decisioni finanziarie, quindi è per questo che ci dobbiamo far aiutare, ma al di là del farci aiutare da una persona di fiducia, quello che dobbiamo fare è farci aiutare dandoci delle regole, cioè noi stessi dobbiamo essere autodidatti, conoscendo come siamo anche abituati al nostro approccio al denaro e ai nostri comportamenti. Allora noi stessi dobbiamo darci delle regole in questo senso, cioè farci aiutare dalle regole in maniera tale, e questo lo abbiamo visto nel passato con i famosi barattoli o con le buste, ma proprio perché in questo modo facciamo sì che prendiamo una strada, una decisione, quella di accantonare un risparmio per il nostro futuro e lo portiamo avanti, indipendentemente da quello che poi dopo ogni giorno ci travolge, perché poi la nostra vita quotidiana è fatta di tante altre cose, di tante altre decisioni, di tante altre priorità. Quindi la programmazione è proprio fatta per alleggerirci dal dover ogni volta riflettere su qualcosa che abbiamo già visto, abbiamo già l'obiettivo. L'obiettivo è integrare il nostro reddito di domani, avere un'integrazione al reddito qualora dovessimo avere la necessità di esigenze particolari e diverse da quelle che noi abbiamo, di cui abbiamo la percezione oggi. Oggi abbiamo un'età che ci rende sensibili nei confronti della nostra vita di oggi, con le nostre esigenze di oggi. Tra 20 anni probabilmente sarà diverso, tra 15 anni sarà diverso. Tra 25 anni sarà diverso, quindi è per questo che partire per tempo ci aiuta laddove non abbiamo la percezione, però con i nostri comportamenti contribuiamo a riuscire ad avere già una base, un fondamento da cui partire tra 10 anni, tra 15 anni e andare a integrare. Poi ogni anno cambia, soprattutto perché cambia la nostra vita. Grazie Giusy, però
negli ultimi 10 minuti di trasmissione, voglio dedicarne 5 con il dottor Andrea per farci questo piccolo flash che ci diceva prima per quanto riguardava: sono aderente a una cassa dei commercialisti, degli ingegneri, di un farmacista, sono un artigiano, eccetera. Cambia qualche cosa? So che 5 minuti sono pochi, Andrea, ma un flash ce lo puoi dare per i professionisti che ci stanno seguendo anche loro da casa su questo aspetto qua? Sì, Maurizio, allora cominciamo col dire che le stime di prestazione futura pensionistica, parliamo del primo pilastro, sono chiaramente riviste al ribasso sulla scorta di tutto quello che abbiamo raccontato noi questa sera. È chiaro che l'impatto cambia molto a seconda del tipo di professione. Se pensiamo a un lavoratore dipendente, rispetto ai livelli di oggi, il calo c'è, ma non è così sensibile. La Ragioneria Generale dello Stato stima nel 2040 un tasso di sostituzione intorno al 60% rispetto all'ultimo reddito, quindi c'è un calo, ma non è un calo drammatico. Se entriamo nel mondo del lavoro autonomo, qui ci sono 1000 sfumature e declinazioni diverse. In generale, sempre la ragioneria parla non più nel 2040, ma già nel 2030 di fatto di un minimo pensionistico come tasso di sostituzione intorno non al 60, ma al 50%, il che vuol dire che un autonomo tra 10 anni già deve avere un po' deve essere un po' preparato a percepire una pensione che ammonterà circa la metà rispetto al suo ultimo reddito dichiarato. E se poi entriamo nel grande mondo dei liberi professionisti, qui veramente si aprono 1000 situazioni diverse, perché prestazioni pagate ai liberi professionisti sono pagate dalle casse professionali. Ogni cassa ha la sua situazione, qui è un po' complicato entrare nei dettagli anche perché c'è una riforma che già dal 2012 riguarda le casse, ma la sintesi potrebbe essere questa. In media, e parlo, ripeto, in media, stiamo parlando di professioni dove i contributi che ogni autonomo, ogni lavoratore, ogni professionista versa alla propria cassa sono più bassi di quelli versati da un commerciante, da un artigiano, per non parlare di quelli versati da un lavoratore dipendente. Quindi versando molti meno contributi a livello percentuale, ci si può costruire una pensione nettamente più bassa. Quanto più bassa, Maurizio? Dipende dalle situazioni, però se noi andiamo a vedere la cassa dei dottori commercialisti, la cassa degli architetti e degli ingegneri, la cassa dei consulenti del lavoro, scopriamo che nel 2035-2040 le stime di tassi di sostituzione scendono anche sotto, e anche sensibilmente sotto al 50%, e possono arrivare anche al 40%. Allora capiamo che di fronte a tutto questo un professionista della finanza un consulente deve ricordare al proprio interlocutore il fatto che esiste un problema. Poi, e come sempre, è il soggetto che ne prende atto o meno, ma questo tema c'è in prima ragione dettato dal fatto che si versano meno contributi, le aliquote di contributi sono sicuramente più basse, e dipende anche dal fatto che le casse, molte casse, quasi tutte, stanno passando da prestazioni retributive, che sono evidentemente più generose, a prestazioni contributive. E ricordiamo infine, Maurizio, che il metodo contributivo penalizza ancora di più chi nella propria carriera ha avuto un reddito più volatile, più incerto, e noi sappiamo che i professionisti hanno evidentemente un reddito che cambia di anno in anno più sensibilmente di quanto accade per un lavoratore dipendente. Quindi il tema qui è prenderne atto, perché il rischio è proprio che un lavoratore, un professionista che magari ha anche un reddito buono, che considera sufficiente, sottovaluti la questione pensionistica e magari si misuri con essa quando effettivamente rischia di essere troppo tardi per accantonare ciò che serve ai fini di una corretta e giusta integrazione al reddito. Un altro campanello d'allarme, un altro piccolo tassello che ci ha dato il dottor Andrea, di riflessione, di spunto di riflessione per i professionisti. Giusy, mancano 5 minuti, Andrea, mancano 5 minuti a questa serata bellissima di comunicazione e di educazione finanziaria, bella. Molto bella, molto fluida,
e la vediamo anche dal nostro punto di vista fruibile per le persone, come il nostro stile, rendere semplici i concetti abbastanza complicati. Giusy, una piccola sintesi, poi un ultimo flash ad Andrea e io concluderò questa bellissima serata. Giusy, un riassunto della puntata. So che ci sono anche le domande che mi arrivano, quali altri vantaggi ci sono a fondo pensione. Vi rimando alle pagine social di Giusy, di LinkedIn, che si chiama Giuseppina su LinkedIn, Biondelli, o su Facebook Giusy Biondelli, dove ci sono i video dove lei spiega i vantaggi fiscali. Ti chiedo qua un riassunto della puntata, Giusy. Assolutamente riassunto, vi invito a riflettere su quello che significherebbe per noi stessi, per voi, quindi dover iniziare a valutare quanto dedicare del proprio reddito al vostro futuro, pensando al fondo pensione, pensando ad accantonare un capitale, proprio per essere sensibili a quelle che sono le problematiche che un domani ci potremo dover trovare a gestire. Quindi innanzitutto riflettere sulla nostra situazione di reddito, quanto possiamo risparmiare, qual è la regola che possiamo darci e se c'è una regola che possiamo già iniziare da ora, o possiamo anche stabilire di dire in questo momento no, ma sicuramente magari tra 6 mesi riesco a valutare di iniziare, quindi di iniziare un primo passo. E poi valutare appunto quelle che sono le decisioni che potremmo cambiare, quindi valutare il nostro TFR in azienda oppure no se siamo dipendenti, capire quali possono essere le implicazioni da qui al nostro futuro per accantonare un capitale. Ecco, un saluto anche ad Andrea, mancano proprio 2 minuti. Dove ti possono trovare se vogliono attingere le tue fonti sui social, Andrea? Oltre a questa puntata bellissima di cui ti ringraziamo enormemente per la tua presenza. Grazie a voi per l'invito. Noi sui social siamo presenti sulla pagina Ecomatica e poi nel gruppo dedicato prevalentemente ai consulenti finanziari, perché noi ci occupiamo di formazione prevalentemente i professionisti, che si chiama appunto Kaidan, che è la prima piattaforma di formazione dedicata ai consulenti finanziari. Ho 30 secondi, Maurizio? Certo. Allora, prego, l'ultima gentilezza alla regia di mandare in onda la slide numero 7, perché voglio chiudere con queste immagini, che sono un po' social, sa che io, sono presente, devo essere... Ecco qua. Ecco, credo che la sintesi sia questa. Hai chiesto una sintesi, eccola qui. Purtroppo, da un lato, vediamo... le nuove generazioni che devono sopportare il peso di quelle passate, alle quali non chiaramente attribuiamo alcuna colpa, chiariamolo, ma semplicemente questa è la situazione che si è venuta a creare, quindi è importante sollevarsi e partire da soli. E a destra, perché quel sapone solido in un dosatore? Beh, perché qui, se mi consentite, tirar fuori una buona pensione pubblica futura sarà un po' come tirar fuori un po' sapone liquido da quel grazie, sapone. Stiamo per concludere e concludo ringraziando AIF.eu, concludo ringraziando il Comitato per la programmazione e il coordinamento dell'attività dell'educazione finanziaria sul sito www.quellocheconta.gov.it. Ringrazio Giusy, ringrazio Andrea. Grazie a voi. Io vi saluto con una frase che è nostra, che è oltre il mio futuro oggi che di pensione sarò. Vi ricordo sempre la frase che ci aiuta a ricordare il nostro futuro, ci aiuta a ricordare questa bellissima serata che troverete sui social. Mi troverete Poli Maurizio su YouTube, su LinkedIn, su Facebook, troverete a Bizzeffe questa puntata perché la rimanderemo, ma concludo ringraziando, dicendovi che il risparmio di oggi è il pane di domani. A presto!